sì, soprattutto mio nonno ha avuto problemi con il gioco d'azzardo, problemi seri. Io sfortunatamente non ho avuto modo di conoscerlo perché è morto prima che io nascessi, però i miei genitori ricordano quello che era accaduto nella mia famiglia. Era una persona che cordiale, che aveva una vita normalissima, anzi faceva l'insegnante, ma la sera poi oppure il pomeriggio quando iniziava a giocare a carte, iniziava a giocare d'azzardo, si trasformava in un'altra persona. Vedete, questi sono soggetti, sono persone malate purtroppo, persone che però non riescono a riconoscere i propri problemi. C'è stata una grande mobilitazione da parte di tutta la famiglia, ma non è bastato. È proprio perché queste persone che non riconoscono la propria malattia tendono a chiudersi sempre più in se stessi e continuano a credere di potercela fare da soli. Invece è sbagliato. E proprio questo è stato l'errore, il potercela fare da soli. È utile la propria volontà, possiamo dire. La volontà è importantissima, ma serve l'aiuto delle altre persone. Serve che le altre persone capiscano quello che sta accadendo e provino a trovare... È anche vietato, ma molto spesso ci sono i gestori che chiudono un occhio perché si sa, si è lontani dal mondo delle leggi a volte, si è così lontani, sembra, si basa più che altro sulla punizione. Se non c'è la persona che punisce in quel momento, il gestore che vuole soltanto fare affari, casomai chiude tranquillamente un occhio e pensa di fare qualunque altra cosa, non pensa alla posizione, alla possibilità, o che un minorenne, non pensa al minorenne che gli sta davanti, pensa all'opportunità di incassare, pensa all'opportunità di avere introiti. Questa è la situazione. E... trovare un'alternativa magari, un'alternativa a questo. Si può fare, ovviamente, tranquillamente. Una delle idee più che altro che mi sono venute in mente nella mia cittadina, sono 30.000, 40.000 abitanti per esempio, non esiste una libreria ed è una cosa gravissima, anzi io penso che i libri, l'informazione, l'educazione, l'istruzione siano delle cose, alcune delle cose più importanti, cose che permettono di crescere e soprattutto di sviluppare il nostro pensiero. Se noi la pensassimo tutti allo stesso modo non ci sarebbe una società e allo stesso tempo... Ludopatia, sì. Significa dipendenza dal gioco, pathos, proprio da quella, significa malattia, e ludo significa gioco, almeno questo credo che sia il significato. E ovviamente questo termine rappresenta, con una parola, a me piace molto questo, l'uso di questi termini, perché grazie a un solo sostantivo si riesce a esprimere uno dei fenomeni che è più complicati e più complessi e che si stanno ancora studiando, Dobbiamo soltanto agire insieme.